Ieri vi abbiamo raccontato di come il fenomeno del riciclo in generale, ma anche degli abiti usati, sia in grande aumento nel Lazio e che sia spesso anche un business. Bene, un racconto che si collega in qualche modo alla storia che vi raccontiamo invece oggi, quella di una serie di cassonetti per la raccolta degli indumenti usati, cassonetti però abusivi, che sono spuntati lo scorso agosto nel 20° municipio. Non i cassonetti dell'AMA, ma della Chiesa Ortodossa Cristiana Cattolica. Una cosa che ha insospettito un cittadino nonché giornalista e quindi curioso di un giornale online che si chiama vignaclarablog.it, che è in collegamento telefonico con noi, si chiama Claudio Cafasso. È in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Senta, che cosa ha scoperto con questa sua indagine? Abbiamo scoperto la segnalazione di alcuni cittadini che si sono visti spuntare nottetempo questi cassonetti un po' invadenti, che erano stati posizionati da questa chiesa. È sembrato subito strano che fosse una chiesa a posizionare questi cassonetti. Quindi abbiamo un po' indagato, ne abbiamo contati circa una sessantina sul territorio, posizionati anche malamente, anche a rischio. Faccio solo un esempio: 10 giorni fa una macchina su via Cassia ci si è schiantata contro, quindi non erano posizionati ai posti giusti. Sì. Quindi abbiamo un po' indagato, abbiamo visto, ci sembrava strano, ripeto, che il committente fosse una chiesa. Ci siamo rivolti, ecco, lo state ricordando in questo momento, ci siamo rivolti al municipio e lì abbiamo scoperto che erano stati autorizzati solo 17. Mentre sul territorio ne contavamo una sessantina, quindi già l'eccedenza, come minimo l'eccedenza era già... Però lei mi spiegava ieri, scusi, sì, per essere un po' sintetici, che competerebbe all'AMA la raccolta degli indumenti. Da quello che abbiamo appurato c'è un contratto di servizio fra il Comune di Roma e l'AMA, per cui l'AMA è l'unico ente deputato alla raccolta dei rifiuti, perché anche gli abiti sono dei rifiuti in base alla legge Ronchi. Quindi nessun altro può raccogliere anche gli abiti usati. E quindi avete fatto le vostre proteste al 20° municipio? Abbiamo sollevato il problema al 20° municipio, se ne è discusso abbastanza, la cosa ha fatto anche un po' di clamore. E poi, correttamente, il presidente del municipio, che tramite i suoi uffici aveva autorizzato il posizionamento di questi cassonetti, si è reso conto che probabilmente era stato commesso un errore, che il municipio non era competente, non poteva proprio autorizzarne né uno, né 17, né 60. Bene, io la ringrazio per il suo racconto e questa è una storia che almeno è arrivata a una conclusione, perché non sempre le denunce purtroppo si risolvono. Infatti lo scorso lunedì il Consiglio Municipale ha decretato che venissero tolti tutti questi 60 cassonetti. Noi abbiamo parlato con il presidente del 20° municipio Gianni Giacomini, che ha detto però che la revoca è stata effettuata soltanto perché i cassonetti erano 60 e non 17 e non perché la competenza sia solo dell'AMA. Quindi su questo le opinioni restano divergenti.